Bentornati a Storie Contemporanee. Continua il nostro viaggio alla scoperta di nuove ricerche e nuove interpretazioni della storia contemporanea. Nella puntata di oggi incontreremo Dario Biocca, che ci parlerà del suo lavoro sui muri e sulle barriere che nel corso dei secoli hanno diviso intere comunità. Grazie a Marco Mondini e a Giorgio Lucaroni per questo racconto della lotta antitubercolare in Italia. Ora cambiamo completamente pagina e affrontiamo un tema di cui sia la storiografia che il dibattito contemporaneo si è occupato molto: i muri, le barriere che dividono intere comunità. Lo facciamo insieme al professor Dario Biocca, professore di storia europea all'Università di Perugia, al quale do il benvenuto. Professore, negli anni passati ricordiamo il suo lavoro meticoloso di ricostruzione della vita di Ignazio Silone nel suo libro La doppia vita di un italiano. Oggi però è venuto qui a parlarci di una ricerca ancora in corso sui muri e sulle barriere. Come mai dopo Silone questo tema di ricerca e su quali fonti ha lavorato? La connessione tra le due ricerche in verità non c'è. La ricerca su Silone è stata condotta qui, nei locali dell'archivio centrale. Forse se c'è una connessione è al senso opposto, cioè dopo la ricerca su Silone, che è una ricerca archivistica, ed è anche lo sforzo di un ritratto psicologico, è stato un po' come alzare gli occhi e guardare ai problemi del mondo, riconnettendo il nostro presente, i conflitti di cui siamo tutti a conoscenza, con il passato e studiare se queste forme apparentemente nuove di conflitto sono in realtà nuove o ci sono già state in passato, magari con forme diverse, con espressioni differenti. Forme di conflitto, ecco, quindi, ma qual è il suo approccio su un tema così delicato e quali sono secondo lei le differenze rispetto ai lavori precedenti su questo argomento? Molti dei lavori che sono stati in questi anni svolti sui muri hanno un preciso obiettivo, che non è di carattere storiografico, è di carattere politico. Quasi tutti gli autori si sono dichiarati contrari ai muri, come gran parte del resto dell'opinione pubblica, anche del mondo intorno a noi. Persino le pubblicità di alcune aziende parlano di distruggere, annientare, superare i muri. Io penso che chi parla così, e mi riferisco, diciamo, a un pubblico che non ha ragionato sulla complessità dei problemi, è un pubblico che vive lontano dai muri, perché se si interrogano le persone che vivono accanto ai muri o che ritengono di doversi difendere, le loro motivazioni sono concrete. Il primo obiettivo dello storico, prima di dare un giudizio sul giusto o sbagliato, è di capire perché le cose succedono, chi la pensa in un modo, chi la pensa in un altro e perché. Poi viene il problema di capire se ci sono degli interessi comuni o degli spazi di dialogo e l'effettiva possibilità di demolire un muro. Ecco, su quali casi concreti si focalizza la sua ricerca? Ci sono delle differenze oppure c'è un filo rosso con il quale si possono tenere uniti questi casi che lei ha studiato? Completamente diversi non sono mai. La costruzione di un muro vuol dire che almeno una parte tra le due, tra le quali evidentemente esiste un conflitto, ritiene che non ci sia spazio per dialogo, per negoziazioni e quindi preferisce o decide di costruire un muro per separarsi dagli altri. È un modo di costruire la propria identità e di separarsi dagli altri. Di alcuni muri sappiamo, abbiamo tutti sentito parlare, il muro di Berlino, ce ne sono molti altri conosciuti ma non ben compresi. La mia ricerca è partita dal muro forse più interessante. È un muro costruito nel sottosuolo per 4 metri di profondità, costruito per centinaia di metri all'interno del cimitero monumentale di Belfast. L'obiettivo di questo muro è separare i morti cattolici dai morti protestanti ed ebrei. Quindi il muro è scavato nella profondità con un'altezza uguale all'altezza dei muri che circondano il nostro cimitero cattolico di Roma, ma naturalmente di nuovo in direzione opposta. Allora, cosa ci dice una cosa di questo genere sull'asprezza del conflitto nell'Irlanda del Nord? Le immagini di questo cimitero oggi sono una testimonianza assolutamente straordinaria della profondità, dell'asprezza, della violenza di questo scontro, protrattosi per centinaia di anni tra le due comunità
E negli ultimi 100 anni, per quel che riguarda il cimitero, che poi è un luogo dove si va per perdonare, per dimenticare, e invece il cimitero di Belfast è tutto tranne questo. C'è una divisione ancora tra i defunti addirittura. Beh, la conclusione di questo, della vicenda del cimitero di Belfast è che i cattolici non si hanno scelto di acquistare e utilizzare un cimitero separato, ma le condizioni in cui di questo cimitero oggi sono assolutamente straordinarie per lo stato di abbandono e per i continui conflitti e i continui tentativi di entrare nel cimitero per distruggere le tombe. Impressionante. Naturalmente la situazione politica è mutata ed è migliorata in questi ultimi anni, ma la testimonianza del passato è lì ben visibile. Perché oggi è importante studiare quelle che lei ha definito le architetture della separazione? Io credo che questi muri, e mi riferisco ai muri e le barriere di separazione in tutte le loro diversità e tipologie del Novecento, ci aiutano a capire intanto la debolezza dei sistemi diplomatici, politici, culturali che noi abbiamo per risolvere i conflitti. Non li abbiamo. Ci siamo, l'Europa, e non soltanto l'Europa, si è trovata molte volte nella condizione di poter negoziare la pace o evitare il conflitto e di non riuscirvi. E, allora, queste architetture, secondo me, ci aiutano a comprendere quali erano le paure, quali erano i timori, capire se erano giustificati o no. Alcune di queste barriere, le cito soltanto la linea Maginot, che tutti sanno essere stata questa gigantesca barriera di cemento e acciaio lungo i confini tra Francia e Germania, che non servì a nulla perché i tedeschi, come tutti sanno. Beh, c'è da chiedersi perché i francesi lo fecero, e che cosa si riproponevano di ottenere e perché già dagli anni 20 si abbandonò qualsiasi tentativo di dialogare, di accettare il fatto che l'Europa fosse una comunità di nazioni e che si dovessero aprire dei canali di dialogo, se e quando possibile, naturalmente. Pensi al nuovo muro costruito, non vorrei dire dal presidente Bush, perché non sarebbe corretto, questo muro è cominciato molti anni prima. Allora, come si affronta un problema come quello dell'immigrazione clandestina? Ci sono vari modi. Ma una parte dell'opinione pubblica americana, non solo americana, ritiene che tutti gli altri modi, quelli diplomatici, le trattative, il dialogo, non servano a nulla, o almeno non riescano ad affrontare il problema. E quindi ad un certo punto subentra un meccanismo di chiusura, si costruisce un muro e non se ne vuole più sentire parlare. Ecco, la sua è una ricerca ancora in corso e quali prospettive si prefigge la sua ricerca? La ricerca è in corso perché i muri sono molti, diversi tra loro, ce ne sono nel presente, ci sono anche muri che non esistono più, ma che hanno lasciato delle tracce. L'obiettivo è quello, in prospettiva storica, di riuscire a capire cosa questi monumenti del passato e del presente ci dicono sulla nostra società e soprattutto sui punti deboli dei complessi meccanismi che stati, partiti politici, istituzioni, organismi internazionali hanno messo in campo per affrontare e risolvere i conflitti. C'è molto da fare. Grazie professore per questo percorso su un tema così attuale. La nostra puntata di Storie Contemporanee finisce qui. Grazie per averci seguito.